Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video e bentornati sul canale di Inter Milano 19. Oggi siamo qui per fare un video un po' particolare. Come potrete aver letto dal titolo, parleremo di calciomercato. Ma di cosa andiamo a parlare? Oggi infatti andremo a vedere tutti i migliori colpi di mercato che le squadre italiane hanno messo a segno nell'ultimo mese, perché siamo praticamente a metà del calciomercato, perché manca ancora un mese perché il mercato finirà l'1 settembre alle ore 20, e quindi dalle ore 20 dell'1 settembre non sarà più possibile acquistare dei giocatori sotto contratto. Quindi siamo praticamente siamo alla metà del calciomercato, e quindi oggi andiamo ad analizzare tutti i vari colpi delle squadre, diciamo, più grandi della Serie A, cominciando dalla Roma. Allora, la Roma, ragazzi, secondo me fino ad oggi ha fatto un buon mercato, però gli manca ancora qualcosa per essere veramente un mercato ottimo, perché si è liberato di molti esuberi, però dovrebbe anche, secondo me, liberarsi di Bagnez, perché è il difensore, diciamo, meno a livello della Roma che c'è alla Roma, perché hanno preso Ndicka, c'hanno Mancini che è un buon difensore, c'hanno Smalling, i Bagnez è un po' quello un po' più basso di attenzione in difesa e tutte le varie cose che fa in campo, diciamo che spesso fa grandi errori, mentre gli altri, diciamo, che ne fanno molti di meno. E la Roma in realtà ha fatto delle grandi mosse di mercato, perché praticamente non ha speso niente, ha preso due giocatori svincolati, quindi in modo gratuito, che sono Aouar dal Lione e Ndicka dalla Roma. E poi ha preso Christensen dal Leeds United in prestito. Quindi praticamente in questa sessione di mercato la Roma praticamente non ha speso praticamente niente, se non l'ingaggio e lo stipendio del giocatore. Per quanto riguarda invece diciamo, le cessioni, diciamo che la Roma si è liberata, diciamo, dei giocatori che erano, diciamo, in più. Perfetto. Passiamo alla prossima squadra, ovvero la Lazio. La Lazio, ragazzi, secondo me fino ad oggi ha fatto un buon mercato, sta facendo un buon mercato, però gli manca qualcosa per diventare, diciamo, a grandi livelli, perché ci sono delle voci che parlavano di Fred, che parlavano di altri centrocampisti, mentre pare che Sarri si sia intestardito su Zielinski del Napoli. Quindi c'è da vedere se il Napoli riuscirà a tenere Zielinski oppure alla fine andrà via, però questo è ancora da vedere, dato che manca ancora un mese di calciomercato. Però per adesso diciamo che la Lazio ha perso tanto, ha perso Milinkovic-Savic, che è andato per 40 milioni all'Al-Hilal. Acerbi è stato riscattato dall'Inter per 3 milioni e 50, e tutti gli altri. Luca Romero è andato gratuito al Milan, ma poi lo vediamo, poi il Milan lo vediamo dopo. Mentre come acquisti, diciamo che come acquisti ha fatto anche dei buoni acquisti, ha preso Taye Castelliones, che è praticamente un attaccante del New York City, era un attaccante che giocava nel New York City, è un buonissimo attaccante, e finalmente la Lazio ha preso un Vice Immobile, perché da tanti anni alla Lazio mancava un Vice Immobile serio, un giocatore che potesse sostituire Immobile nei momenti difficili o nei momenti in cui Immobile doveva riposare. Difatti si è visto che Immobile, quando non c'è, la Lazio gioca in un altro modo, gioca, diciamo, a livello un po' più basso. Mentre adesso con Castillones, che è un giocatore veramente forte nell'MLS, è un giocatore che fa tanti gol, potrebbe essere veramente utile per la Lazio. Inoltre hanno preso Matteo Cancellieri, che è un portiere che può fare molto bene, e Diego Gonzalez dal Kaila, che non conosco come giocatore, però vedremo cosa farà in questa avventura sua in Italia. Passiamo alla Fiorentina. Allora, la Fiorentina, secondo me, per adesso mi è piaciuto molto il mercato, perché la Fiorentina ha fatto in quest'ultimo mese. Ha conquistato, se possiamo dire, innanzitutto Parisi, bruciando la concorrenza di Juve,
Milan, Roma, se l'è presa la Fiorentina. Secondo me Parisi ha scelto uno step molto utile, perché la Fiorentina è una buonissima squadra, è una squadra forte, ha un allenatore veramente ottimo che è italiano, che io considero uno dei migliori allenatori che sono adesso in Italia, perché ho visto la partita con la Fiorentina in Coppa Italia, ho visto le partite della Fiorentina quest'anno, e veramente la Fiorentina in questi 2 anni, da quando è arrivato italiano, ha veramente raggiunto degli obiettivi e un tipo di gioco che è veramente veramente alto. Quindi Parisi secondo me ha fatto un'ottima scelta ad andare alla Fiorentina. Inoltre la Fiorentina si è anche presa in prestito Arthur della Juventus, quindi Arthur è tornato alla Juve, che è finito il prestito a Liverpool. Non so perché Liverpool abbia accettato di prendere Arthur quando aveva giocatori di tutt'altro livello, però non critichiamo le scelte di squadre estere. Però resta il fatto che appunto la Fiorentina si è presa Arthur a centrocampo. Io sinceramente Arthur non è che lo veda come un grandissimo centrocampista, non l'ho mai visto, la Juve ha sempre fatto abbastanza schifo. Non vi offendete tifosi della Juve, ma penso che lo pensate anche voi. Alla Fiorentina non so quanto possa farsi vedere, però di sicuro diciamo che la Juve e la Fiorentina sono due ambienti un po' diversi. Nella Fiorentina ci sono un po' meno pressioni, quindi magari Arthur può giocare meglio, può giocare meglio a Firenze rispetto che a Torino. Quindi diciamo che però per adesso diciamo che il mercato della Fiorentina mi sta convincendo, però secondo me manca qualche altra modifica per renderlo veramente, veramente un ottimo mercato. Passiamo all'Atalanta, che non ho messo la sua immagine, però passiamo all'Atalanta, che ha perso tanto ma ha anche guadagnato molti, molti soldi. Innanzitutto ha venduto Boga, Pessina, Malinowski, Lammers, Sportiello, Carraro, Mazzarri, Cittadini. Ha venduto un sacco di giocatori, diciamo che erano in più, e ha conquistato diciamo un po' di bei giocatori molto interessanti, che adesso vi dico. Ha conquistato Traoré, Bila Traoré, che è un giocatore dell'Almeria che l'ha pagato tanto, quindi cioè, spero che questo giocatore renda per l'Atalanta, perché se no sono soldi buttati via. Ha comprato Barrek, che non conosco come giocatore, ha comprato Adopo, ha comprato Kalasnic e Vernoschi. Ricordiamo ragazzi che secondo me però l'Atalanta è lì per cedere per Højlund, perché appunto il Manchester United sta puntando a prendere anche Højlund, e secondo me ragazzi l'Atalanta in questa sessione di mercato si sta indebolendo parecchio, perché non sta andando a sostituire in modo efficiente. Per adesso l'Atalanta non ha una grandissimo calciomercato, non l'ha fatto ancora l'Atalanta. Passiamo alla pazza Inter, alla mia magica Inter, e passando all'Inter diciamo che in realtà abbiamo fatto un buonissimo mercato fino ad oggi, un mercato che mi sta convincendo parecchio, anche se ci sono ancora delle cose da sistemare, però aggiorniamo un po' il tutto. Ah, purtroppo abbiamo dovuto dare addio a Onana, Pinamonti, Brozovic e tanti altri come Dzeko, Skriniar che è andato via a parametro zero, e tanti altri come anche D'Ambrosio che è andato al Monza, adesso o Gagliardini per fortuna si è levato dai coglioni ed è andato anche lui al Monza, però comunque abbiamo fatto anche dei buonissimi acquisti, tra cui Bissek, abbiamo pagato la clausola rescissoria, abbiamo preso Di Gennaro, Thuram e Cuadrado a zero, praticamente erano a scadenza di contratto, li abbiamo presi gratuiti, anche se tra questi tre Cuadrado non mi fa impazzire, perché ho già fatto diversi video a riguardo, andateli a vedere nel caso, ve li lascio qua, però comunque non mi fa impazzire Cuadrado all'Inter, però fino a quando fa bene, fino a quando non fa cazzate a me va bene. Passiamo invece ad Acerbi, che è stato riscattato, quindi sono contentissimo che l'Inter abbia riscattato Acerbi e sono veramente contento di avere ancora Acerbi per un altro anno, per altri 2 anni, perché ha rinnovato fino al 2025, quindi quest'anno ha dimostrato di essere un difensore veramente, veramente forte, nonostante abbia un'età
essere avanti con l'età, diciamo che sarebbe un po' avanti con l'età, però questa stagione ha dimostrato di non farla sentire assolutamente, perché ha annullato una marea di giocatori forti come Højlund dell'Atalanta, Giroud, Vlahovic, gli attaccanti tantissimi attaccanti della Serie A e anche dell'estero come Gonzalo Ramos, Taremi, Haaland, e appunto Giroud di nuovo e anche Lewandowski sono, diciamo, sono state praticamente annullati da Acerbi. Acerbi ha fatto una stagione veramente stellare. Se volete andare a vedere il voto che ho dato a lui nelle pagelle, vi lascio anche qua il video delle pagelle dell'Inter, perché è veramente, veramente una stagione incredibile che ha fatto Acerbi quest'anno e sono veramente contento di poterlo avere per tanti altri anni. Poi, spesa del prestito per Frattesi. Frattesi è arrivato anche lui all'Inter, spesi 6 milioni per un giocatore che secondo me può fare veramente bene. Ovviamente ha già fatto un bellissimo gol di testa contro l'Al Nasser, quindi partiamo molto bene con il nostro Acerbi. Abbiamo riscattato Aslani per 10 milioni dall'Empoli, quindi abbiamo creduto in Aslani e non in Bellanova. Questa cosa mi rimarrà un po' qua, il fatto di non aver creduto in Bellanova, perché adesso siamo dovuti andare a prendere Cuadrado perché non abbiamo riscattato Bellanova. Però purtroppo quello che è successo, io non posso modificare il passato, ma posso sperare nel futuro. E poi ovviamente oggi si è aggiunto anche Samardžić, perché ieri appunto abbiamo fatto il video analisi su Samardžić, dove appunto anche lui è stato, diciamo, acquistato dall'Inter, adesso deve svolgere le visite mediche, deve appunto firmare il contratto e poi diventerà anche lui un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti. Quindi diciamo che per oggi, per questo mese di luglio, l'Inter ha fatto dei buoni colpi di mercato. Purtroppo ho dovuto dire addio a tanti giocatori che io volevo tanto bene, come Dzeko, Onana e tanti altri. Passiamo intanto alla penultima squadra del calciomercato, ovvero la Juventus. Ragazzi, allora, posso essere sincero, tifosi della Juve? La Juve però da oggi a oggi ha fatto il peggior mercato di tutta la Serie A, perché secondo me per la potenzialità che ha non ha fatto praticamente niente. L'unica cosa che ha fatto è comprare Weah e riscattare Ken, Locatelli e Milik, spendendo quasi, anzi, ha speso 77 milioni per acquistare un solo giocatore dal Lille e rinnovare tre giocatori. Ha speso 77 milioni. Ha dovuto dire addio a Kulusevski, che è stato acquistato a titolo definitivo dal Tottenham. È andato via Di Maria, Cuadrado, Ranocchia e appunto Arthur Melo. Sono andati tutti via, quindi la Juve si vede praticamente con tanti giocatori che ha salutato la vecchia signora. Quindi secondo me la Juve deve fare molto molto meglio. C'è ancora un mese per la Juventus per prendere qualcuno di forte o di buono, però da a oggi il mercato della Juve è insufficiente. Poi diamo anche i voti a tutte le varie squadre. Passiamo invece all'ultima squadra, ragazzi. Anche qua, ragazzi, mi tocca essere sincero, perché io sono un tifoso obiettivo, quindi non dico che l'Inter ha fatto un mercato migliore, perché a mani basse il Milan ha fatto il miglior mercato della Serie A e di questo campionato, perché veramente un mercato così, era da tanti anni che non vedevo il Milan mettersi con così tanta pressione sul mercato. Dopo l'addio di Tonali, nessuno pensava che il Milan sarebbe rimasto quello che era, perché si vedeva già tutti che dicevano, l'ho detto pure io, perché io non credevo che il Milan potesse reagire così bene all'addio di Tonali, perché Tonali è andato via per 60-64 milioni, quelli che sono, e ha comprato veramente tanti giocatori con questi soldi. Ha conquistato Traoré dall'Under 19, Luca Romero dalla Lazio, gratuito, Sportiello dall'Atalanta, sempre gratuito. Poi ha comprato Okafor dal Salisburgo per 14 milioni. Tutti sono entusiasti di questo Okafor, io non l'ho mai visto giocare in modo così estasiante, però saremo qua per vederlo insieme. Loftus-Cheek dal Chelsea, un giocatore che faceva panchina, anzi quasi riserva al Chelsea, quindi vediamo come sarà al Milan.
Reiners dalla AZ, Alkmaar che gioca anche lui nell'Eredivisie, quindi arriva diciamo da un campionato che non è così difficile, però comunque sta facendo un buon rendimento. Chukwueze, questo è un giocatore che mi preoccupa abbastanza, perché Chukwueze, che gioca al Villarreal, è un giocatore di tutto rispetto, un giocatore che gioca molto bene, però c'è da vedere come si ambienterà in Serie A, perché tutti i campionati hanno qualcosa di diverso, la Liga Santander ha qualcosa di diverso dalla Serie A, quindi staremo a vedere come reagirà. E poi adesso valutiamo il miglior acquisto che secondo me ha fatto il Milan fino ad oggi, ovvero Christian Pulisic. Pulisic, o Pasalic, come volete chiamarlo voi, che è un'ala destra, ex Chelsea, veramente fortissimo, secondo me è il giocatore americano più forte in questo periodo, in questi ultimi 5-6 anni. Al Chelsea ha fatto veramente veramente bene, ha vinto la Champions League con il Chelsea, però nell'ultimo anno si è iniziato a sedere in panchina perché il Chelsea ha comprato chiunque e adesso è passato al Milan, quindi il Milan secondo me ha preso veramente un giocatore veramente veramente forte, ha preso la 11 e in queste partite si è dimostrato essere un giocatore che non è venuto lì per fare panchina, è venuto lì per fare bene e infatti si è visto molto bene questo giocatore come può aiutare molto bene il Milan. Quindi ragazzi, valutiamo una volta per tutte i vari mercati. Al Milan diamo 9. 9 perché ha fatto praticamente un mercato perfetto, a parte l'addio di Tonali, però senza l'addio di Tonali penso che questo mercato del Milan non avrebbe potuto farlo perché i soldi non crescono sugli alberi. Passiamo alla Juventus. Per me la Juventus adesso è dal 5 al 6, va dal 5 al 6 però, più 5. Più 5 perché non ha ancora fatto grossi colpi di mercato per andare a sistemare quella squadra che si regge in piedi, neanche loro sanno come. Inter 8, 8 Inter con l'arrivo di Samardzic ieri, perché appunto fino a ieri era dal 7 all'8, oggi è da 8 il mercato dell'Inter, nonostante i vari addii di Onana e tanti altri giocatori. C'è Cuadrado che abbassa la media perché sennò sarebbe anche 8 e mezzo, però questi sono dettagli miei personali. Passiamo alla Fiorentina. Fiorentina da 6 e mezzo. 6 e mezzo il mercato della Fiorentina fino ad oggi. Può fare meglio, ma sono sicuro che potrà fare meglio. Atalanta secondo me è da 5, non è andata a sostituire in modo buono ancora i suoi giocatori top, come appunto abbiamo detto Boga e Malinowski, però può fare molto meglio la. Passiamo alla Lazio. Lazio che per me ha fatto un mercato da 7 fino ad oggi, un mercato da 7 perché è dovuto andare via, sono andati via molti giocatori importanti della Lazio, però ne ha presi anche qualcuno di molto interessante, quindi 7 alla Lazio. Arriviamo all'ultima squadra della classifica, ovvero la Roma, che per me ha fatto un mercato da 7,5 fino ad oggi. Per arrivare a 8 la Roma deve acquistare una punta seria, perché alla Roma serve una punta, perché con Belotti e con Solbakken non possono sperare di andare ad arrivare in Champions, quindi se la Roma prenderà una punta seria arriverà anche a 8, dipende anche dalla punta, potrebbe arrivare anche più di 8. Quindi ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video, vi ricordo che se volete potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace per supportare me e il canale. E noi ci vediamo ai prossimi episodi e ai prossimi video. Ciao ragazzi!